qui a nord di Tenerife. A Tenerife ci sono delle piscine naturali che hanno a che fare con l'origine vulcanica di Tenerife. Sono infatti per lo più i risultati della solidificazione della lava successiva alle eruzioni vulcaniche. Le piscine naturali di Tenerife sono tutte incorniciate da paesaggi veramente affascinanti. Vedete questa isoletta in mezzo all'oceano indicata con la freccia? Beh, sappiate che qui portavano i malati di peste a morire. Ci sono tante croci, ma non sono riuscita a inquadrarli bene con la telecamera. Praticamente portavano gli ammalati là in mezzo e li lasciavano morire. Questo è l'albero del drago. Si tratta dell'albero del drago più antico di tutto l'arcipelago delle Canarie. Appariva addirittura sulla banconota di 1000 pesetas. Più di 16 metri di altezza, 20 metri di diametro, 80 tonnellate, 300 rami, l'albero del drago batte tutti i record ed è l'esemplare unico al mondo conosciuto come il drago millenario di Tenerife. Si crede che l'albero abbia circa 800 anni e sarebbe uno dei più longevi del pianeta. Ecco, ora sono ritornata al sud, questa è Los Americas. Oggi sono a Los Americas, è una delle vie più belle che ci sono qui a Los Americas. Infatti è molto bella e molto particolare. Sono stata in spiaggia, adesso ho mangiato qualcosa e ritorno a Los Cristianos. Vedere le balene e i delfini. Le balene mi hanno assicurato che le vedo, i delfini non so, vediamo, oggi caccia ai pesci. A dopo. Allora, io vorrei sapere perché mi vengono ste idee del cazzo che sono in questo veliero che sta andando su e giù in cerca di delfini. Ma a casa tranquilla a far la pasta? No? A fare video sulle ricette? No? Eccoci qua, evviva evviva le balene e poi tutti col mal di mare in questo veliero che andava su e giù, mal di mare. Eh sì, vacanza finita, si ritorna in Italia, bellissima esperienza, ma sto tornando dalla mia amata Italia.
Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao ciao!